Allora signori, buonasera. Due parole dal padrone di casa, Tiziano Fraccaroli. Le relazioni pubbliche sono qualcosa, un seme che si getta. Stiamo scivolando, allargando le maglie dell'informazione e della comunicazione. Vi do il benvenuto alla chiusura di questa 14ª edizione del Master in Marketing e Comunicazione d'Impresa, organizzato da Professional Datagest in collaborazione con la Confesercenti Provinciale di Verona. Siamo arrivati anche quest'anno alla fine del nostro percorso e ogni anno è molto importante nel percorso del Master il Project Work, perché consente ai ragazzi di mettere insieme tutte le informazioni che hanno acquisito nelle varie discipline e costruire un progetto dove mettono anche della creatività. Finalmente è arrivato il giorno in cui Valeria e Lorenzo finalmente potete rivolgervi direttamente a loro per raccontargli tutto quello che avete scoperto sul mondo del catering. Iniziamo con la prima agenzia che vi presenta la sua analisi e il suo progetto, che è la 7 Level. Luca, Anna, Federica, Bruna, Aileen, Giovanni. Siamo 7 Level Communication. L'obiettivo del nostro piano di marketing è quello di aumentare il fatturato business to business di Food & Suite. Abbiamo analizzato il territorio nazionale, il territorio in cui Food & Suite opera. Abbiamo ideato una strategia per permettere a Food & Suite di dialogare da azienda con le grandi aziende. Per cui possiamo dire che possedete esperienza, creatività e risorse. Guardate con ottimismo a un futuro più social ed innovativo, ma sempre buono e sano, secondo i principi che vi rappresento. Diamo la parola all'agenzia Dal Chiodo al Missile. Roberta, Laura, Giovanni, Corsa, Anna Laura, Fabio, Giulia, Paolo. Noi siamo l'agenzia Dal Chiodo al Missile. Da un'accurata indagine desk di marketing è scaturita la nostra intuizione, la differenziazione di prodotto. Perché differenziarci? Perché non ci rende paragonabili ai competitor in alcun modo, né a livello di prodotto né a livello di prezzo. E questo era il nostro principale obiettivo. Obiettivo che abbiamo raggiunto discostandoci di poco da quello che è il core business dell'azienda, cioè il catering. Alessia, Greta, Omar, Marco, Corrado, Rachele, Lucrezia. Siamo Think Global e il nostro nome racchiude la nostra mission. Per questo il nostro progetto mira appunto ad unire la parte globale attraverso una pianificazione internet e una pianificazione marketing ad una parte locale che è quella dell'azienda Food & Suite. Quindi con il nostro sito, se volete contattarci. Siamo alla fine con la fourth line. Viva Alberto, Nicola, Martina, Gianluca, Alessandro, Giorgia, Carlos, Nicola. Siamo Four Line Communication. Il nostro progetto si basa su una profonda analisi di marketing dello storico aziendale. Da qui abbiamo individuato opportunità e minacce che offre il mercato e segmentato il nostro pubblico. Quindi abbiamo sviluppato una strategia specifica per ogni pubblico individuato. Abbiamo studiato la e polivalente con varie competenze dall'azienda e comunque anche un segno di professionalità. Grandissimo valore e credo anche che al di là della
della scelta di un progetto piuttosto che altri, e loro si debbano portare a casa questo mosaico di idee che avete prodotto e che sono state molto ben confezionate. Li ho apprezzati tutti, ho apprezzato la vostra disinvoltura e mi sono meravigliato che sembra che facciate questo tutti i giorni. Ho visto una grande professionalità che avevo anche intuito in aula. Perché oggi sapere lavorare in team è una cosa assolutamente fondamentale, quindi bravi. I progetti sono molto diversi perché cerchiamo sempre di non dare input da parte dei docenti, ma di lasciare che le idee emergano dai gruppi. Poi ovviamente è il cliente alla fine che deve decidere, quindi dopo sentiremo la scelta del cliente. Vi richiamo qua l'azienda. Io volevo ringraziarvi tutti perché, anche se non avete fatto mai catering, siete entrati proprio nel profondo e avete trovato veramente dei problemi e avete dato dei suggerimenti ottimi. Tutti i gruppi hanno dato qualcosa veramente di interessante e questo è il mio ringraziamento. La mia socia dirà quale gruppo è stato scelto. Io li farei vincere tutti, premetto, Comunque abbiamo scelto come vincitore l'agenzia ultima che si è presentata, semplicemente perché ha lavorato nei punti dolenti della nostra azienda e forse quello che noi avevamo bisogno di vedere era proprio questo. Grazie mille a tutti comunque. Penso che le nostre, tutte le aziende e le imprese oggi abbiano bisogno di persone come voi. Il master è stato veramente interessante e istruttivo. È stata una bella esperienza, la consiglio. Siamo stati contenti di tutto il percorso e anche della vittoria finale, insomma. Una bella soddisfazione. Siamo riusciti a creare un bellissimo gruppo anche. Bellissimo. Siamo anche un sacco divertiti. Veramente molto soddisfatti, abbiamo lavorato molto soprattutto dal punto di vista creativo ed esperienziale. È una bella esperienza, la consiglio a tutti, a chi vuole crescere professionalmente in questo settore, a chi no perché comunque cresce personalmente. Un'esperienza gratificante, costruttiva, che ci sarà molto utile nel prossimo periodo. You're cool.